Al via CardioBat 2016, tre giorni a Trani di approfondimento delle malattie cardiovascolari. Ad oggi la più importante causa di morte nei paesi industrializzati, insieme alle malattie tumorali, rappresentano il 70% delle cause di morte nella popolazione italiana adulta. La ASL BAT ha organizzato per questo tre giornate di approfondimento e di formazione. Per 3 giorni a Trani tutte le patologie, tutte le manifestazioni relative al cuore sono portate al centro dell'attenzione. Perché? Beh, ho voluto creare questo evento insieme al mio responsabile scientifico Gianni Valenti per, come dire, mantenere quella vivacità che in ambito BAT c'era già negli anni precedenti, e l'ho voluta mantenere, ulteriormente vivacizzare e rendere ulteriormente più completa, perché oltre alla sessione infermieristica che ho creato stamattina, perché secondo me l'infermiere è un valido, non supporto, ma un valido collaboratore del medico. Un infermiere qualificato agevola e semplifica e qualifica anche il lavoro del medico. Quindi è importante, fondamentale l'aggiornamento infermieristico e tenere questa sinergia sempre più stretta e non vederli come figure antagoniste. L'altro elemento importante, l'altra novità è aver creato un workshop di cardio-oncologia, cioè della tossicità dei farmaci oncologici purtroppo sempre più usati, perché questa patologia, insieme alle patologie cardiovascolari, è sempre più in incremento nel mondo occidentale e quindi c'è un'interdipendenza tra gli effetti tossici cardiovascolari di questi farmaci e quindi il cuore un po' subisce l'effetto di questi farmaci. Il vantaggio è quello che stiamo imparando da questo workshop, che con i farmaci biologici anche il cuore paga meno rispetto a quello che avveniva in passato, dove gli effetti cardiovascolari e quindi la compromissione molte volte del miocardio che vedevamo con questi farmaci era molto più pesante. La terza parte, che poi è il congresso vero e proprio di cardiologia che comincia domani mattina, abbraccia un po' tutte le situazioni in ambito, diciamo, cardiologico, dalle aritmie allo scompenso cardiaco, alla cardiopatia ischemica, all'intervento anche dei cardiochirurghi, alle nuove tecniche. Diciamo, la cardiochirurgia sta sempre diventando più una tecnica interventistica o mini-invasiva rispetto alla cardiochirurgia tradizionale, e questo ovviamente non può che farci felici, perché abbiamo interventi sempre meno invasivi, ma ulteriormente raffinati e precisi per le varie problematiche. Insomma, ci vuole cuore anche nella medicina. Ci vuole cuore in tutto, e a questo proposito io sabato mattina ho pensato di inserire nel nostro convegno anche una nota musicale. I nostri ospedali, è stata sempre mia convinzione, salviamo tante vite nei nostri ospedali, ma sono ambienti tristi, ambienti ansiogeni, ambienti dove c'è gente molte volte stressata, operatori che vengono chiamati qui e là, e dove il paziente, pur avendo salvato la vita, vede la sua qualità della vita molte volte peggiorare. Allora, trovandosi in questo ambiente estraneo, d'urgenza, dove non ha deciso di venire, ma viene trasportato, il poterlo supportare con un ausilio di musicoterapia, e a questo proposito ho invitato un collega molto specialista sull'argomento proprio dell'effetto benefico della musica sulle malattie cardiovascolari. Una musica appositamente studiata può indurre una riduzione della frequenza cardiaca, un rilassamento di tipo psicologico. Quindi, oltre a somministrare farmaci, somministrando musica, possiamo veramente migliorare la qualità di vita dei nostri pazienti durante le nostre, diciamo, purtroppo tristi degenze.